Bentrovati ad un nuovo appuntamento con lo Sgabello, il format dedicato all'immobiliare dei servizi e realizzato in esclusiva per il blog geraldopaterna.com. Oggi torniamo nel mondo delle locazioni professionali, sapete che sono ho il pallino per la specializzazione e se parliamo di specializzazione e di affitti non possiamo che parlarne con Silvia Spronelli, presidente di Solaffitti. Buongiorno Silvia, grazie per essere venuta qui apposta. Grazie a te Gerardo, grazie dell'invito, è un piacere. Bene, no, piacere nostro. Allora, Solaffitti, quest'anno siamo ai 25 anni, quindi insomma 25 anni di età, grande festa. E come avete trasformato in vantaggio per i vostri rental property manager la specializzazione, ecco, sulla locazione? Bene, intanto mi viene da sorridere perché ovviamente quest'anno compiamo 25 anni ed è sicuramente un traguardo molto, molto importante. 25 anni fa abbiamo creato la specializzazione, abbiamo dato attenzione a proprietari ed inquilini, proprietari che avevano una casa da mettere a reddito e inquilini che quella casa la cercavano per andarci ad abitare. E 25 anni fa è stata un'intuizione, è stata la novità e il valore che ci ha reso diverso e che ha cambiato anche il mercato. Il cliente che entrava per la prima volta in un'agenzia Solaffitti si trovava di fronte un professionista preparato e competente in grado di dare risposta alle sue richieste di informazione o di consulenza. Ed era una novità, capace proprio di fare la differenza e di innovare il mercato. Oggi tutto questo, dopo 25 anni, ci può sembrare scontato. E quindi ti devo dire che costruire qualcosa di valore, continuare a mantenere il valore, richiede comunque un grande lavoro di innovazione continua. E in questi 25 anni che cosa abbiamo fatto? Abbiamo lavorato proprio per testare, realizzare dei prodotti e dei servizi che potessero dare agli affiliati degli elementi sempre nuovi per continuare a fare la differenza sul mercato. Abbiamo anche creato il concetto di rendita in sicurezza, di affittare in sicurezza. Tant'è che nel 2018 con il restyling anche del nostro logo abbiamo aggiunto il payoff a affittare con sicurezza. E oggi per noi la sicurezza è il valore fondante, è la priorità assoluta. Oltre a questo, l'evoluzione che abbiamo avuto in questi anni è stata anche quella di trasformare proprio l'agente immobiliare specializzato in affitti sicuri in rental property manager, certo, che è un consulente che grazie agli strumenti che gli mettiamo a disposizione è in grado di massimizzare la rendita del proprietario e di darle continuità e garantirla nel tempo, che è sicuramente un valore molto apprezzato. Certo. Di fatto siete rimasti l'unica azienda grande strutturata, a parte qualche iniziativa più locale, ma a livello di paese, ecco, che si occupa di affitti e hanno attraversato questi 25 anni sapendo rimanere fedeli alla missione iniziale, ma adeguarsi negli strumenti e nelle modalità per affrontare il mercato, la tecnologia, eccetera, eccetera. Uno dei problemi più grandi da sempre che ho riscontrato nella locazione qual è? È la garanzia del pagamento del canone. E lo scorso anno Solaffitti, insomma, si è un po' stancato. Ha detto, sapete che c'è? Che adesso le locazioni le garantiamo noi come Solaffitti S.P.A. e hanno lanciato questo Solaffitti Pay. Che io ho detto è un'operazione che contiene un po' di coraggio, un po' di incoscienza, ecco. Però a distanza di mesi so che le cose stanno andando molto bene e per l'appunto, come ti avevo chiesto 6 mesi fa, ci dirai come sta andando. E quindi la domanda è: come sta andando Solaffitti Pay? Allora, intanto Solaffitti Pay devo dire che è stata l'evoluzione naturale del nostro concetto proprio di affittare in sicurezza ed è anche garanzia di punta della gamma di tutele che fa parte del nostro pacchetto affitto sicuro.
Che cos'è Solaffitti Pay? Solaffitti Pay è la tutela che garantisce al proprietario il pagamento del canone d'affitto ogni 15 del mese direttamente da parte del gruppo Solaffitti. Diciamo che con questa garanzia l'inquilino finanziario del proprietario diventa proprio il gruppo Solaffitti, e quindi qualsiasi cosa accada, dai ritardati pagamenti ai mancati pagamenti, il flusso di pagamento non viene mai interrotto per tutta proprio la durata del contratto fino alla liberazione dell'immobile. E devo dire che questa è stata una scelta coraggiosa, ma non è stata una scelta incosciente. Non è stata una scelta incosciente perché? Perché intanto ovviamente l'inquilino deve avere determinati requisiti, certo. Ma soprattutto la scelta di arrivare a mettere sul campo questa tutela c'è stata possibile grazie proprio ai tanti dati che noi abbiamo, alle informazioni e al numero di contratti di locazione che noi abbiamo generato in questi 25 anni. Cioè, la nostra rete ha generato oltre 1 milione di contratti di locazione e ogni anno gestiamo 40.000 transazioni. Questo cosa ci consente? Di avere dei dati da analizzare che ci portano a sapere con esattezza, sì, quale può essere il rischio, quali devono essere i requisiti. Oltre poi, una cosa molto importante, spalmare il rischio sui 40.000 contratti che noi stipuliamo ogni anno. Quindi devo dire che non è incoscienza, ma è proprio grazie all'analisi dei dati approfondita, sì, e anche una struttura che riesce a garantire la promessa di pagamento, appunto, che viene fatta, no? Tant'è che abbiamo anche, proprio per dare forza e per dare sostegno a questa, sì, promessa, aumentato il capitale sociale del nostro gruppo a 4 milioni di euro interamente versati, vabbè, proprio perché facciamo una promessa, la vogliamo mantenere. Sostituiamo quindi incoscienza con visionario, ecco, con coraggio visionario che deriva proprio dal vostro background fatto di dati e quindi la capacità anche di saper prequalificare, prevedere, insomma, ciò che potrebbe accadere. Ok. Allora, io so che però legato, ecco, a Solaffitti Pay, che è un progetto di grande innovazione digitale, c'è anche una fase 2, una fase 2 che è stata presentata il 23 giugno alla convention Solaffitti, sì, quindi grande festeggiamento, ma anche presentazione della fase 2 di Solaffitti Pay. Ce la vuoi raccontare? Sì, allora, come dicevo prima, Solaffitti Pay ad un anno dal lancio ha avuto molto riscontro sia nella rete dei rental property manager sia proprio da parte di proprietari, di investitori immobiliari che, un po' complice la pandemia e l'incertezza economica, hanno visto in questa formula di garanzia dei canoni e di anche riscossione dei canoni una soluzione molto efficace. E tant'è che l'evoluzione che abbiamo voluto portare a questa formula è stato quello di creare proprio una portale e un'app per solaffittipay.it per amplificare questa promessa di garanzia a tanti clienti anche fuori dalla rete, ma pensando sempre però ai nostri rental property manager, perché ovviamente digitale non vuole dire eliminare la presenza anche fisica della professionista specializzato. Certo. E quindi diciamo che questo progetto prevede proprio la possibilità di fare che cosa? Di dare al cliente la possibilità di scegliere la soluzione più o meno digitale che preferisce, da un 100% full digital a un 100% assistito dal rental property manager. Quindi il proprietario di casa accede a solaffittipay.it e dice devo affittare una casa, magari non so, propone un prezzo, un canone, e da lì ha la possibilità anche di andare a definire tutta quella parte legata alla tipologia contrattuale, quindi non so, dal transitorio al 4+4, ma anche al 3+2, il concordato, sì, concordato, no? Esattamente. Okay. Allora, intanto, cioè, questa è una formula che consente di portare al mercato degli inquilini e dei proprietari, okay, una soluzione digitale, ovviamente veloce e sicura, perché c'è sempre l'abbinamento, certo, di Solaffitti Pay, certo, quindi della tutela, e anche è flessibile, perché ognuno cerca la soluzione che meglio si addice alle proprie esigenze. E porta anche il rental property manager alla nostra rete dei grandi vantaggi, perché il proprietario, scegliendo un rental property manager, certo,
porta un incarico in esclusiva al rental property manager. L'acquisizione risolta. Direttamente, okay. E full digital, certo, completamente digitale. Certo. Oppure il rental property manager può ampliare il portafoglio di immobili a disposizione per soddisfare le esigenze dei potenziali inquilini che ogni giorno riceve. Oltre, cosa molto importante, ad avere dei servizi, degli strumenti, sì, digitali, come il calcolo del canone concordato. Che è una roba da mal di testa. È una roba strepitosa. Che ogni comune, voglio dire, ha le sue regole. E noi abbiamo la possibilità, col nostro portale, di calcolare il canone su tutti i comuni d'Italia. Ma c'è anche l'avvidimazione da parte delle associazioni. Ci sarà poi anche la possibilità. Tutto in digitale. Tutto in digitale. Fantastico. Quindi questo, secondo me, è veramente la svolta. Sì, la svolta. E so che però c'è anche collegata a questo progetto un'iniziativa di crowdfunding. Sì. Esattamente, proprio come dicevo prima, sì, con l'intenzione di valutare un progetto e sviluppare un progetto insieme ai rental property manager, abbiamo pensato di coinvolgere prima di tutto chi da sempre ci segue nel nostro progetto. E quindi abbiamo lanciato una raccolta di crowdfunding rivolta prevalentemente ai nostri rental property manager, ma anche ad investitori esterni, attraverso una piattaforma di raccolta che è Mama Crowd, ecco. Sì, che diciamo è la prima piattaforma di equity crowdfunding, certo, in Italia. Ha accolto positivamente il nostro progetto, anche perché devo dire che abbiamo presentato davvero un business plan molto prudenziale. Abbiamo presentato un business plan che nell'arco dei 5 anni sviluppa un fatturato di 15 milioni di euro con un EBITDA del 16%, ma con un numero di transazioni al quinto anno che è di 11.000 transazioni, quindi un numero davvero contenuto, se pensiamo che oggi la nostra rete ne sviluppa 40.000 in un anno, quindi noi a 5 anni abbiamo previsto comunque 11.000, quindi diciamo che questa soluzione è stata molto apprezzata. Un altro elemento importante sempre della raccolta di crowdfunding è che, nonostante la perizia del progetto fosse più alta, noi per questo primo round di raccolta abbiamo deciso di dare un valore pre-money più basso, proprio per dare la possibilità ai nostri rental property manager e agli investitori esterni che intenderanno appunto investire con noi in questo progetto, di poter ottenere attraverso delle exit strategy poi dei ritorni molto interessanti. Quindi taglio minimo 500 euro. Taglio minimo 500 euro. Ok, perfetto. Quindi insomma, in teoria posso investire anch'io. Sicuramente. Perfetto, io ci provo. Tanto giochiamo questa cosa. Silvia per me è una garanzia, insomma 25 anni hanno un valore, quindi il progetto mi piace, sicuramente sarò tra i tantissimi investitori di questa iniziativa. Saremo felicissimi di questo. Bene, allora parliamo un attimo invece dei vostri rental property manager. Che caratteristiche devono avere e quanto volete ancora svilupparvi sul territorio? Allora, intanto, che cos'è un rental property manager? Un rental property manager è un professionista che guarda nel medio-lungo periodo e che gestisce l'immobile non più come un prodotto, ma come un progetto di rendita a medio-lungo termine. E il rental property manager oggi è sempre più spesso anche un agente immobiliare. Un agente immobiliare che vede nella soluzione che noi offriamo una formula già preconfezionata e pronta per essere adottata, certo, pronta all'uso, no? E che gli consente appunto di vedere l'immobile proprio come un progetto di lunga durata e non come un prodotto, e di andare a costruire delle relazioni con i proprietari di immobile che gli consentono poi di sviluppare nel tempo un numero X di affitti, perché il business dell'affitto è un business scalabile, a differenza di quello della compravendita, è un business che nell'arco di 10 anni ti consente di monetizzare per almeno 5 volte, oltre a tutti quei servizi che poi puoi proporre. E quindi oggi sempre più agenti immobiliari che erano tendenzialmente rivolti alla compravendita e che hanno aderito al nostro progetto
trovano nella nostra soluzione l'opportunità appunto di abbinare un business scalabile, quindi di inserire un qualcosa che gli dà un fatturato costante e crescente, ma anche di creare una sinergia col comparto della compravendita. Perché ovviamente aumentando il patrimonio relazionale aumenti anche la possibilità di aumentare le vendite attraverso investitori immobiliari che acquistano nuove case per mettere a reddito, piuttosto che inquilini che poi la casa che hanno preso in affitto la comprano oppure ne acquistano un'altra. Quindi, e come, diciamo, numeriche, avete un progetto, così un numero in testa, ecco, di allora, guarda, noi oggi siamo 300 nuovi, punti sul territorio e sicuramente possiamo raddoppiare tranquillamente i nostri numeri e vorremmo arrivare a raddoppiarli, sì. Bene, bene. Per raddoppiare servono persone e quindi serve anche prospettiva. Parliamo del futuro del brand Sull'Affitti. Parliamo in relazione alle donne e ai giovani. Quali, ecco, politiche di inclusione state attivando proprio per garantire questo futuro anagrafico anche all'azienda? Sì, allora, devo dire che il nostro modello di gestire l'affitto oggi attrae naturalmente molti giovani e anche donne. E la spiegazione che ci siamo dati è che i giovani e le donne sono attratte anche dalla gestione delle relazioni nel lungo periodo e dalla possibilità di costruire proprio un sistema di lavoro manageriale che dura continuativo nel tempo. E questo aspetto ha portato un numero alto di interesse da parte di donne e di giovani. E che vedono che vogliono anche, oltre a un progetto che ovviamente produce un ritorno economico, anche la possibilità di condividere dei valori. Ecco, ecco, questo è importante. Esatto, molto importante. Esatto. Valori, quindi, valori e relazioni e contestualizzare tutto anche nell'attività professionale. Sì. Quanto è importante questo anche rispetto alle recenti polemiche legate, insomma, alla donna, al mondo del lavoro, insomma, abbiamo assistito, sì, questo per noi è molto importante perché, appunto, come dicevamo prima, per noi oggi il valore fondante è dare sicurezza e garantire sia il proprietario dell'immobile ma anche l'inquilino attraverso un sistema che possa facilitare l'accesso all'abitazione da parte dell'inquilino e che possa attraverso le tutele garantire sicurezza al proprietario. Tutto questo va costruito con un metodo e con un sistema che Sull'Affitti appunto mette a disposizione e condivide nei valori con i propri rental property manager. Bene Silvia, grazie, continueremo a seguire con grande attenzione queste fasi del progetto perché sono davvero coinvolgenti. Quindi in bocca al lupo e ci rivediamo presto qui allo Sgabello. Crepi, grazie, molto volentieri. Bene. Prima di chiudere ti ricordo che se hai un progetto, un prodotto o servizio per l'immobiliare e vuoi presentarlo da questo Sgabello, puoi farlo scrivendo allo sgabello@gerardopaterna.com. Ti aspetto in occasione del prossimo video.